Dalla sede dell'Olympic Rossanese qui allo Stefano Rizzo siamo con Francesco Granata. Allora, ennesima stagione qui con la maglia rosso-blu, un legame che continua, una riconferma importante per un calciatore che ha dato sempre il massimo quando è sceso in campo, soprattutto con questa maglia poi perché è riuscito a coronare stagioni importanti con grandi risultati. Allora, questo salto di categoria, sudato, ottenuto e ora l'eccellenza con gran parte dei compagni della scorsa stagione. Si riparte con grande entusiasmo. Sì, sicuramente si riparte con grande entusiasmo. Vogliamo continuare quello che di buono abbiamo fatto l'anno scorso. Sapevo che la società aveva intenzione di fare bene anche quest'anno, quindi non ho avuto molti dubbi, cioè, ho pensato pochissimo e appena mi hanno chiamato, in tempo 5-10 minuti e abbiamo trovato subito l'accordo. Dopo una stagione un po' particolare, tra tante difficoltà con il lieto fine, ora si parte da una certezza, ossia giocare allo Stefano Rizzo. È una gran cosa. Sicuramente, perché abbiamo passato un'annata non facile, abbiamo giocato tutte le partite, come tu ben sai, fuori casa e ritornare in questo stadio dove io ho avuto la fortuna di giocarci e ritornare anche quest'anno a rigiocarci e con un campo, un terreno nuovo sicuramente è motivo di entusiasmo ancora di più, sia per noi, per i nostri tifosi che ci hanno seguito sempre l'anno scorso fuori casa e tornare a casa loro sarà sicuramente meglio per loro che per noi. Qualche giocatore lo conosci, altri sono tra le riconferme, quindi sicuramente si torna a creare un bel gruppo. Parliamo però anche della difesa, visto che abbiamo sentito prima anche Ramunno, i 10 gol subiti in tutto l'anno è un motivo d'orgoglio anche per te che eri lì in mezzo alla difesa. Sicuramente il gruppo è ottimo perché l'anno scorso, se abbiamo vinto il campionato, gran merito è perché era un gruppo unito e compatto. Quindi sono contentissimo che la maggior parte siano rimasti. Per il fatto della difesa, ho sempre detto che è stato merito di tutti, degli attaccanti, dei centrocampisti. Qualche merito è anche nostro dei difensori. E poi dietro abbiamo un signor portiere che certamente non lo devo presentare io. E invece per quello che riguarda queste conferenze stampa di presentazione, vogliamo anche diciamo, sentire quello che può essere il tuo giudizio sul look di Mirabelli, come si è presentato in conferenza stampa. Diciamo, credo che sia una sfida che già hai vinto in partenza con il tuo collega di reparto. Scherziamo, insomma, visto anche la temperatura qui in questa Lo sala stampa. voglio troppo bene, non posso offenderlo. Lui sa cosa penso dei suoi capelli. Allora, battute a parte, come ti sei trovato? I numeri parlano da sé, ma come ti sei trovato comunque con Lorenzo Mirabelli? Tu eri già, diciamo, tra virgolette, un beniamino della Brigata Bizantina, ma Mirabelli ha dimostrato veramente di metterci il cuore in ogni partita. Sicuramente si è meritato gli applausi e tutti i gradimenti del pubblico di Rossano. Un ragazzo favoloso, io lo conoscevo così da avversario, ci avevo giocato contro qualche partita. Abbiamo trovato un feeling subito, sia in campo ma soprattutto fuori dal campo perché è un ragazzo davvero d'oro. Che differenza c'è tra la promozione e l'eccellenza? Hai giocato anche in Serie D, hai segnato anche in Serie D. Cosa ci puoi dire? Adesso diciamo che si fa sul serio, però sicuramente è un campionato anche più stimolante, è il massimo campionato regionale dilettantistico e si incontrano squadre di blasone. Sicuramente l'eccellenza ha qualcosa in più della promozione. Trovi bene o male tutte le squadre organizzate. In promozione ci sono quelle 3 o 4 o 5 squadre che bene o male puoi anche vincere senza faticare troppo. In eccellenza è difficile trovare squadre materasso. Sono quasi tutte, ripeto, organizzate. Poi ci sono trasferte dure, lontane, e quindi è un campionato molto, molto più difficile della promozione. In bocca al lupo a Francesco Granata, ben trovato qui allo Stefano Rizzo. Grazie.